Beh, io sono un uomo fortunato, vivo a Venezia, quindi e il mio domicilio è anche in qualche misura un buon ritiro. Vivo in una città che ti accoglie e ogni volta che finisco le date, cioè, ad esempio questa settimana abbiamo 4 bei concerti, siamo qui a Milano, domani siamo a Cuneo, credo, poi siamo a Rovigo, poi siamo a Roma. 4 date sono tante, e una dietro all'altra. Torno a casa e mi fermo, mi sento a casa mia, perché Venezia ti accoglie davvero come una casa. Il fatto che Venezia sia così piccola, ci si conosce tutti a Venezia, insomma ti senti in famiglia. Ecco. Cioè, poi c'è anche un sentimento di comunità all'interno della città, un po' perché è un'isola, un po' perché è così, per la sua bellissima tradizione. Quindi per me gli stop, diciamo, i momenti in cui mi fermo a meditare, sono la mia città, la mia città mi dà questa possibilità. Sono stanco, sono esausto di questa vita e è difficile fare questo mestiere e sento dentro di me provo dentro di me un sentimento di inadeguatezza e insufficienza, insomma sono in piena crisi da palcoscenico. Spero che ciò che resta di me sia il Pierpaolo che conoscevo anni fa. Spero di non essere invecchiato troppo. Forse questa stanchezza è dovuta anche al fatto che, sai, cresci e incominci a pensare che cosa farò da grande. Però a 44 anni ti viene anche così un sentimento di ritardo. È troppo tardi, quindi è come quando vorresti smettere di fumare. Perché? Sono 25 anni che fumo, è troppo tardi ormai. Ancora fino a farti mancare il respiro, io non vedo l'ora, non vedo l'ora di respirare l'aria che manca, e quel lavoro di underground e toccarti di nascosto mi ha sempre fatto ridere quando ridi, io non vedo l'ora.
tra il pubblico mi piacerebbe ritrovare il nostro pubblico intergenerazionale, cioè mi piacerebbe vedere tanti giovani, mi piacerebbe vedere anche qualcuno della mia età o qualcuno di più vecchio di me, come spesso accade. Mi sento così a disagio nel constatare durante questa tournée, nel rilevare come il nostro pubblico sia diventato sempre più giovane, non che questa cosa mi faccia dispiacere, anzi mi inorgoglisce in realtà, però sento il peso della responsabilità, perché se hai un pubblico giovanissimo, secondo me, io ho i miei bei 44 anni, se mi ritrovo davanti dei sedicenni sotto il palco potrebbero veramente essere figli miei, quindi sento il peso di ciò che dico, dei messaggi, siccome i contenuti delle canzoni del Teatro degli Orrori non sono univoci, sono quasi tutti fondati su forti allegorie, metafore, a volte anche iperboli. E quindi, insomma, mi auguro che vengano interpretati in un modo costruttivo da parte di chi ascolta le nostre canzoni. Secondo me in questo disco c'è uno sguardo di tipo evangelico alla realtà, quindi alle relazioni sociali che vengono narrate nelle canzoni, nel segno della fratellanza. La fratellanza è qualcosa di più della solidarietà, che la fratellanza prevede un grado di parentela fra di noi. Nelle tue vene scorre il mio stesso sangue, e io ti devo proteggere, ti devo voler bene. Secondo me c'è questo aspetto narrativo nel disco, e credo che sia anche facile da scoprire, c'è davvero in tutte le canzoni. Nella sua storia abbia conosciuto momenti migliori di quelli contemporanei. E il futuro, una volta c'erano delle grandi speranze, certo le speranze erano in qualche misura venivano sempre contraddette, sono state spesso, troppo spesso contraddette dalla realtà storica, politica e anche militare dell'umanità. Però c'era questa grande, ce n'era una in particolare, una grande speranza, che era quella di una società nuova fondata sull'uguaglianza e la giustizia, si chiama socialismo. Questa grande idea che è stata abbandonata dall'umanità a se stessa, delle società e con delle società concentrazionali e poliziesche come l'Unione Sovietica, come la Cina, questo è stato senz'altro il momento più contraddittorio della storia di noi uomini e donne in carne ed ossa. Se guardiamo al futuro, noi non riusciamo a pensare ad una società nuova. Noi viviamo in un continuo, eterno e reiterato presente. Non abbiamo più cura del nostro passato e non vediamo un futuro. Il problema è che non ce ne frega più niente del futuro. Non pensiamo alle prossime generazioni. Non ci preoccupiamo di che cosa sarà la vita dei nostri figli. È così. Siamo diventati così. Ecco, io credo che bisogna combattere questo stato di cose. Come on.